Questo video. Prima di concluderlo del tutto, volevo giusto dirvi due cosine. Questo monitor qua l'ho dovuto rimettere perché non sono ancora andato ad acquistare un altro monitor. E lo so, potete dirmi tutto quello che volete, lo so anch'io che è una merda vedere un monitor o una TV del 2007 con una postazione con un computer bellissimo, con, avete capito, ho provato quindi a mettergli un monitor per vedere come sarebbe venuto il progetto finale ed è venuto così. Vi ricordo che queste foto qui le troverete anche sul mio Instagram, quindi per vedere, per essere, per rimanere più aggiornati anche su quello che poi potrà accadere, sui video che potrò portare qui sul canale, ti ricordo di andarmi a seguire su Instagram. Perché adesso posso, diciamo, mettere le mani qua senza toccare dei cavi a caso, perché prima veramente c'erano i cavi che correvano sul tavolo e non riuscivi a metterci una mano. Invece adesso da vedere così è già molto più bello ed è molto più comodo. Io direi che il video finisce veramente qui. Quello che dovevo dire l'ho detto. Ti ricordo di lasciare like se il video ti è piaciuto. Ti ricordo inoltre anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per rimanere aggiornato da tutti i video che usciranno da oggi in avanti. Inoltre ti ricordo di andarmi a seguire su Instagram e su Facebook, che ogni tanto posto qualche storia, posto qualche foto appunto inerenti su YouTube e oltretutto su dei video che potrebbero uscire prossimamente. Piccolo spoiler che ti faccio, te che sei arrivato fino al fondo di questo video, ho testato finalmente la GoPro Hero 9, che è quella che sto usando in questo momento. L'ho testata in movimento e sarà appunto il video che uscirà prossima settimana, se riesco a finirlo di montare, anche se non sono così troppo fiducioso, siccome per montare questo video qua ci ho messo la bellezza di 2 settimane. Non so in quanto tempo riesco a montare l'altro. E boh, devo chiudere il video perché si sta scaricando la batteria. Ciao e alla prossima.